Il piccolo Giorgi ha compiuto 5 anni lo scorso 22 luglio e, per festeggiare questo momento tanto importante, è volato ai Caraibi con la sua famiglia. Come è tradizione, i genitori, nel giorno del compleanno del loro primogenito, hanno diffuso la foto ufficiale di Giorgi. Il figlio di Kate Middleton e William è sempre più bello. Sorridente. Felice. Un amore di bambino. La foto diffusa dai reali, però, ha suscitato qualche polemica. Il motivo? Abbastanza futile. Il bimbo sembra trascurato dai suoi genitori. Cosa è che ha fatto sospettare che il bimbo sia trascurato? Il fatto che sulla sua camicetta manchi un bottone, è quanto riporta allo magazzino. Questo fa pensare che Kate, che da poco ha dato alla luce il piccolo Louis, sia davvero esaurita. Kate è una donna normale, e quindi è una donna stanca. 3 figli danno da fare, e, anche se Kate avrà di sicuro 1 milione di aiuti, resta comunque stanca. Anche per questo ha deciso di godere del periodo di maternità, cosa che non aveva fatto dopo i parti precedenti. Continua a leggere dopo la foto. Si sa, i primogeniti risentono un po' della nascita dei fratelli. I genitori tendono a concentrare più energie su quelli che hanno più bisogno di cure. E per i primogeniti può essere traumatico. Ma ormai Giorgi ci ha fatto il callo. Ha già vissuto la nascita della sorella Carlotte e ora, dopo la nascita di Louis, se la caverà alla grande. Però non dimenticheremo il suo faccino triste il primo giorno di scuola. Kate era incinta di Louis, e soffriva di iperemesi gravidica, condizione che non le permetteva di uscire di casa. Continua a leggere dopo la foto. Così non ha potuto accompagnarlo al suo primo giorno di scuola. E Giorgi era triste, ma è forte e saggio e supererà anche questa. Nel frattempo Kate e William troveranno il tempo per rilassarsi. Pare di sì. Pare che i due siano già partiti, con la famiglia al seguito. Pare infatti che la foto ufficiale del compleanno di Giorgi, realizzata dal fotografo Matt Porteous, sia stata scattata il giorno del battesimo di Louis. Tutto torna. Il piccolo indossava la stessa camicia, anche per il festeggiamento del fratello. Continua a leggere dopo la foto. Non solo. Lo scatto ufficiale è stato fatto a Clarence House, nei giardini curati dal nonno paterno, il principe Carlo. E a Clarence House si è svolto il party dopo il battesimo. Ora l'allegra famigliosa si troverebbe sull'isola privata di Mustique, una delle mete preferite della famiglia. Speriamo che la povera Kate riesca a rilassarsi almeno un po'. La vogliamo in forma smagliante prestissimo.